Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono Brutal e oggi signori ci troviamo nel penultimo episodio su State of Decay 2. Ragazzi, oggi vi voglio portare il finale della carriera con il leader commerciante. Non l'ho ancora nemmeno selezionato il leader, quindi faremo tutto insieme come per le altre carriere. Ragazzi, ci troviamo ormai nel penultimo episodio, il prossimo che sarà l'ultimo sarà del leader costruttore, dopodiché concluderemo questa incredibile serie. Grazie mille a tutti per il supporto che mi avete dato praticamente in ogni episodio, vi voglio un casino di bene, partiamo subito con la sigla. Eccoci qua ragazzi, allora come avete intravisto abbiamo anche il morale potente, raga, cioè veramente fantastico. Ho trovato questa base qua che aveva il cinema integrato praticamente, è il drive-in della famiglia Knight, quello a forma di castello medievale ed è stato veramente tanta roba, cioè ho fatto un po' di fatica a prenderlo perché comunque costava 1500 se non mi sbaglio la base, ovviamente con le carriere fatte così in fretta se ne fa poca di esperienza e raga chiaramente è stato un po' complicato, infatti come vedete qua ho messo il generatore e per avere la corrente ho utilizzato questo generatore qua costruito in base, non sono andato a prendere l'avamposto elettrico che costa ben 2000 e tra l'altro in questa carriera non ho preso nemmeno quello ad acqua se vedete. Allora ragazzi, noi come prima cosa andiamo a selezionare subito il nostro leader che è Lianna, eccola qua, è un po' stanchina poverina però vabbè, cazzi suoi. E partiamo regà, seleziona leader, boom, e vediamo un pochino che cosa ci farà fare. Allora molto probabilmente noi, lei è leader commerciante e dobbiamo andare, cosa dobbiamo andare a fare? Noi dobbiamo andare a fare che togliamo il generatore, questo qua lo andiamo a togliere al volo, noi tanto la corrente non ci serve più e in teoria noi dovremmo mettere questo qui. Cazzo, conoscenza di chimica, vuoi dire? O no? Vediamo un po'. Raccoglitore d'acqua piovana. Eh sì, ragazzi, mi sa che bisogna fare quello lì. Cioè, diciamo che è la sua struttura speciale. Però servirebbe qualcuno con conoscenza di chimica. Se non è più che necessario, io me ne sbatterei altamente anche. Ok, allora. Merciatore di rum, ragazzi, noi mi sa che dobbiamo andare qua. Perché lei, essendo leader commerciante, fa arrivare un sacco di commercianti in città. Quindi partiamo al volo. Io sono partito di notte perché pensavo di dover costruire per forza il distillatore o cose del genere. Vabbè, per il momento lascio qua vuoto. Tra l'altro non ho nemmeno materiali da scambiare né niente. Fortunatamente ho abbastanza esperienza. Ottimo. Sono uscito dall'uscita sbagliata, raga. Qui non ho le macchine. Per Dio. Per Dio. Ok. Eccoci qua. La benza c'è, vero? Non c'è la benza. Fantastico. Grande mezzo. Ok. Andiamoci a pigliare la benza, ragazzi. Che senza non andiamo da nessuna parte. Oppala. E ci siamo. Riforniamo il macchinone. Che magari averlo nella realtà. Ok, torna a casa per celebrare la vittoria sulla piaga del sangue, va bene. Allora, io sono già a casa, quindi ragazzi, rientro e ce lo dovrebbe dare, perfetto. Goditi i tuoi successi contro la piaga del sangue. Vabbè, dovrei festeggiare, ma è difficile farlo se tutti sono troppo occupati, perfetto. Ok, anche questa è andata, tutta esperienza gratuita per noi. E quindi mo? Dobbiamo andare lì, no? Penso proprio di sì. Ok. Partiamo. Perché ovviamente leggendo il leader, quando hai già sconfitto la piaga del sangue. Ok, facciamo così. Tiriamo di qua. Merda, il tuo mi hai fatto via. Non voglio che mi esploda addosso. E ok. Allora, ragazzi, io mi dirigo verso il commerciante di Roma. La macchina è già distrutta. Perfetto. E questa? Guarda che bellina che c'è qua. Non l'avevo vista prima. Me la andrò a prendere poi quella lì magari, raga. Vediamo, tanto poi alla fine... Oggi finiamo la carriera, quindi cosa vado a prendere una macchina a fare?
Allora, vediamo un po', ragazzi. Andiamo a vedere che cosa vuole questo commerciante di rum. Allora, ragazzi, sono arrivato. La macchina è completamente distrutta, praticamente. Quindi entriamo qua. Scanniamo gli zombie, raga, che effettivamente no, sono un paio, eh. Siamo merda, merda. Dai. Ok, stai buono. Altro qua. Madonna, quanti, regà. Oh, che cazzo fa? Non mi puoi interrompere la mossa, bastardo. Ok. Muori. Perfetto. Dovremmo esserci, regà. Ok. Io e i miei amici abbiamo trovato un nascondiglio pieno di alcol ieri notte. Ho bevuto un sacco, ubriacandomi, e al mio risveglio non c'era più nessuno. È una zona pericolosa per farsi una bevuta. Torniamo a casa e ci facciamo passare la sbornia. Ok, allora molto probabilmente la devo accompagnare a casa. Ok, casa è qua. Me la segna in giallo, però. È infestata! Fantastico, regà! Perfetto, io sono la macchina distrutta e andiamo verso una base infestata. Fenomenal. Allora, qui non c'è un'altra macchina? No, direi proprio di no. Sali veloce, bestia. Briacona tossica del cazzo. Allora, vediamo se riesco a non far esplodere la macchina. Vediamo un po' se riesco a non far esplodere la macchina, ragazzi. Non sarà facile per niente, eh. Ma per niente. Devo cercare di non investire praticamente neanche uno zombie. Perché già abbiamo le fiamme al culo, rega. Ok, rega. Mamma mia. Oddio, il pelo. Ah! Ah! No, due no! Via! E quella lì gli apre anche la portiera, bastarda. Lì c'era una macchina, però. Magari dopo mi fermo a prendere quella lì. Fuck the system. Sperando che abbia un minimo di benzina. Uno non chiede tanto, un minimo. Allora, vediamo un po'. Dov'è la base di sta... Merda, ma è qua o là? Oddio. Allora, mi sa, raga, che si sono tipo spostati. Ho idea. Ragazzi, mi sa che si sono spostati. E dobbiamo andare nell'altro punto. Quindi, signori, io naturalmente vi skippo questo trasporto. Ci vediamo non appena sono arrivato là. Ok, ragazzi, sono arrivato. Ho cambiato la macchina, come avete visto. Perché quella là era troppo troppo distrutta e rischiavo di farmela esplodere nel culo. Non era proprio il caso. Allora, in teoria io devo andare a parlare con qualcuno che c'è qua. Ma dov'è questo qualcuno? Qualcuno? Non c'è. Dov'è? Niente, regà, non lo trovo per la Madonna. Probabilmente si è buggato. Allora, ragazzi, probabilmente c'ho un piccolo bug in atto. Quindi mi sposto un attimo con la macchina. Che solitamente questo risolve le cose. E poi torno qua. Allora, ragazzi, mi sono allontanato un attimino. E visto che mi sono dovuto allontanare, ho portato a casa la tossica di prima. Così che non ci pensiamo più. E adesso si è sbuggato, quindi possiamo continuare la nostra carriera da commerciante. Sei tu? Piacere. Abbiamo un sacco di tabacco. Ma per la Madonna, stai fermo un attimino però, anche tu. Ok, stai fermo un attimo, per favore. Dove sei? Ok. Abbiamo un sacco di tabacco, ma pochi prodotti igienici. Pensi di poter trovare qualcuno disposto a darcene? Per i prodotti per l'igiene non saprei, ma ho in mente un compratore per il tabacco. Ovviamente quelli là sono dei tossici, ragazza. Ragazzi, parla con Suzanne, abitanti locali, per sapere di cosa hanno bisogno. E dobbiamo andare... No, non dobbiamo andare dai tossici, però. Oh, merda, dobbiamo andare fino a casa. Va bene, c'è problema. Fino quasi a casa dobbiamo andare, raga. Quindi, naturalmente, io vi skipperò i trasporti. E penso che questo tipo di carriera sarà piena di trasporti, ragazzi. Perché, essendo commercianti,
diciamo che tutto sta nell'andare a trovare compratore e acquirente cazzi e matti, no? Sapete come funziona il mondo dell'economia, raga? C'è bisogno che sto qui a spiegarvi come si pettinano le bambole. Quindi, raga, ci becchiamo non appena arrivo a destinazione. Ok, raga, siamo arrivati. Siamo fuori, naturalmente, i nostri amici paganti. Che cazzo sbatti contro la porta? Almeno è educato che bussa, dai, raga. C'è da dire che è educato. Ok, ricarico che non si sa mai cosa possiamo trovare. Permesso, buongiorno. Allora, Susanna, sei tu Susanna? Sembra proprio di sì. Ecco qua. Abbiamo un sacco di prodotti per l'intrattenimento di alta qualità, ma senza tabacco è difficile goderseli. Pensi di poter trovare qualcuno disposto a darcele? Dovrò trovare qualcuno interessato ai vostri prodotti per l'intrattenimento di alta qualità. Ok, va bene. Allora, parla con Jim, umani. Dove sta Jim? Sta dall'altro lato della mappa, ovviamente. Speriamo di aver finito questo giro di conoscenze, rega. Allora, io passo un attimo da casa che prendo su la benza. E a sto punto qui direi che prendo su due taniche anziché una sola. Mi piglio su un paio di taniche e noi naturalmente, ragazzi, ci troviamo non appena siamo arrivati dal prossimo, diciamo, leader dell'altro enclave con cui dobbiamo commerciare. Sono arrivato, signori! Eccomi qua! Allora, siamo arrivati all'altro enclave, vediamo un po' se vogliono commerciare. A quanto ho capito, ragazzi, qua non ci sarà tipo una guerra come nelle altre due carriere. Questa qui sarà più che altro fatta a viaggi, vediamo un po'. Abbiamo una marea di prodotti igienici, ma ci annoiamo da morire. Pensi di poter trovare qualcuno che ci possa dare qualcosa per divertirci? Abbiamo creato un triangolo commerciale, ho un compratore e un fornitore per voi. Ok, quindi Jim ci ha consegnato una borsa di palline di cotone idrofilo. Ok, è andata benissimo, dovremmo riunirci per un summit commerciale per avviare le nostre linee di rifornimenti. Figa, tanta roba. Allora, facciamo fuori gli zombie qua. Adesso molto probabilmente noi dovremo andare dall'altra enclave. Macchina bella pulita, ragazzi. Bella pulita, perché io durante il tragitto non catto mai sotto nessuno. Assolutamente no, perché è maleducazione. Allora, vediamo i commercianti, quanti commercianti, ragazzi. A me piacerebbe passarci prima di finire la carriera, effettivamente, perché diciamo che sarebbe tanta roba. Allora, vedete che a me lì dà uno, cioè mi dà questo punto esclamativo qui sulla base. Non vorrei essere costretto a creare il distillatore. Non vorrei, raga, non sono sicuro. Vediamo un po'. Generare interesse. Costruisci un generatore. Oh, ragazzi, non so se... Io... Sì, boh, potrebbe essere il generatore, ragazzi. Meno male. Speriamo che sia il generatore, perché non c'ho voglia di insegnare chimica all'unico superstite che ho libero. Allora, mentre si costruisce il generatore, ragazzi, io torno verso casa. Anzi, mi passo un paio di commercianti per andare a vedere se hanno qualche libro in offerta speciale, raga. E io comunque vi skippo naturalmente il viaggio, quindi ci vediamo direttamente quando abbiamo il prossimo obiettivo da fare con il nostro commerciante. Ragazzi, passando da un commerciante ho finalmente trovato quello che non ho trovato praticamente per tutto questo tempo. Una delle pochissime cose che non ho ancora trovato di questo gioco. Ragazzi, il lanciagranate. Il lanciagranate, raga, e io me lo piglio, al volo me lo piglio, porca di quella puttana. A me piacerebbe prendere anche questa, ma molto probabilmente non mi bastano. Non mi bastano assolutamente i money. Io ci provo, e invece mi bastano, ragazzi. Mi sono bastati. Raga, mi sono preso, e questo era proprio obbligatorio, il lanciagranate, tantissima roba, raga. E la pressa per le munizioni calibro 50, che è una delle poche presse che ancora mi mancava. Mi mancherebbe anche quella proprio per fare le granate, effettivamente. Però, raga, sono veramente stracontento di aver trovato il lanciagranate. Finalmente, raga. A sto punto qui io direi che ce lo proviamo anche un attimino, dai. Visto che c'ha le munizioni, almeno... Vediamo un po' che cosa succede se io sparo tipo là. Raga, spettacolo!
Mamma mia, ragazzi, nella prossima carriera, cioè, mi divertirò veramente tantissimo con questo coso, porca la puttana. È che ovviamente fa un ciocco della Madonna. Allora, signori, qui base, il generatore è quasi completato. Io continuo il mio viaggio verso casa, ci becchiamo tra pochissimo. Ok, ragazzi, siamo tornati appena in tempo per la minaccia zombie. Io per il momento lo metto giù il lanciagranate, che poi mi devo ricordare assolutamente di portarmelo via. Se no, col cazzo che lo ritrovo. E vediamo un po', ragazzi. Qui dovremo accenderlo probabilmente. Vediamo un po' se accendendolo va avanti. Allora, lì c'è un bestione. Non va molto bene, effettivamente. Ok, raga, vediamo un po' di tirare giusto coso brutto. Cazzo! Non me lo aspettavo! Let's make this mag count, kiddos. There goes my last shot. Ok, no bene, no bene, no bene, no bene, no bene, no bene. Muniz, 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 muniz. Muniz, veloce, veloce, veloce. Dove cazzo sono? Eccole qua. Via. Ok, ricarica. Questo lo ammazziamo. Merda, rega, merda, merda. Ma da dove cazzo piovono? Qui c'è il bestione. La bastardi figli di una grandissima puttana. Ok, bestione giù, rega. Bestione giù, perfetto. Ora è tutto più facile. Lui. Giù anche questi qua. Ovviamente. Cazzo! Scoppia! Madò! Ok, raga, ok. Dovrebbe essere fatta. Allora, sento che ce n'è uno da qualche parte. Potrebbe essere qua, infatti. Oh! Cazzo fai? Che era entrato nel centro di controllo, raga. Perfetto. Ottimo. Ottimo, raga, grande mezzo. Abbiamo liberato la zona. E ora ci siamo. Allora, mi piglio una lama nuova. Che qua, se no, ciao. E magari metto giù quella rotta, che non me ne faccio un cazzo. Ok, questo è carico, quindi facciamo così, siamo a posto. Ok, ragazzi, ci è arrivata la prossima missione, quindi io salgo a bordo, cazzo, e vado da Susan, abitanti locali, per parlare delle sue preoccupazioni. Che preoccupazioni avrà Susan, poverina? Perché è preoccupata la ragazza? Andiamola a scoprire, regà. Permesso? Buondì, Susan. Che cosa la preoccupa, se posso chiedere? No, questa è Nati. Susan, ecco qua. Ho saputo che i nostri amici umani hanno intenzione di tendere un'imboscata al summit commerciale e prendersi tutto. Grazie dell'avvertimento, vedrò se riesco a farli ragionare. Quei bastardi non starò certo a guardare. Proviamo ad andare a farli ragionare, nel caso li ammazziamo, regà. Quindi alla fin fine c'è da scannare anche qui. Allora, mi devo fare un altro viaggio di un'ora e mezza, regà. Quindi, innanzitutto controllo di avere ancora benza. E ce l'ho, perfetto. E alla fine di questo viaggio molto probabilmente dovrò anche, diciamo, mettere a posto la macchina. Signori, ci becchiamo quando arriviamo da quegli infami, che vediamo un po' che cosa gli è passato per la testa, raga. Uno, ragazzi, guardate che orda. No, io questa le catto sotto tutta, 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 tutta. Bam! Perfetto, ok. Così mi riparo anche subito la macchina e mi faccio il viaggio più tranquillo, poi. Lì c'è un coso, uno screamer. Perfetto. Allora, ripariamo la macchina. Ragazzi, quell'orda lì era, cioè, era lì proprio che me lo chiedeva. Me lo chiedeva di essere cattata sotto, non potevo assolutamente non portarvi questo immane piacere. Ok, macchina riparata. Signori, mi dirigo verso l'enclave umani. Signori, sono arrivato. Dobbiamo andare ad affrontare l'enclave umani che non so che botta di testa gli è preso. Voleva impadronirsi di tutta la merce e probabilmente anche ammazzarci. Quindi, signori, io l'arma ce l'ho carica. Perché a questo punto è un rischio.
Allora, sei tu, Jen? No, Kate. Eccola qua. Allora, tu adesso mi devi dire che cosa ti passava per la testa. Posso fare qualcosa per te? Non cercare di far finta di niente. Sappiamo che volete tenere un'imboscata. Ok, ovviamente il gruppo diventerebbe ostile. Non devi rubare i tuoi partner. Dimmi cosa ti serve e ce ne occuperemo noi. Ragazzi, noi proviamo a tenere un basso profilo. Sorry Vediamo for un trying to po'. cheat you. Guardate It's se ho just that we're cercato di desperate for fregarvi, è fuel. solo che abbiamo Can bisogno you help disperato us? di carburante. Potete Sure. aiutarci? Certo che possiamo aiutarvi, non c'è problema. Cerca uno zaino di carburante. Allora, me lo dai, uno zaino di carburante quindi dintorni. Allora, andiamo qua e sicuramente lo troviamo. Cioè, avete pure il distributore vicino, per la Madonna. Guarda te, non c'è nemmeno bisogno di prendere la macchina. E ci volevate fregare per una stronzata del genere. Ma si può? Avete rischiato di morire perché poi, oh ragazzi, adesso, ovviamente perché sto facendo la carriera insieme a voi e diciamo voglio Step cercare di 1. Find a giocarla place full of cool nello stuff. stile del commerciante. Perché, cioè, fossi stato, diciamo, da solo, ragazzi, c'è la storia, li Well, ammazzavo it's not male. much. Non c'è nemmeno da pensarci, raga. Stiamo scherzando. Cerchi di fottere me e i miei alleati. Allora becchi il Why do pene. I even E get lo my becchi hopes anche up? forte. Mamma come lo becchi. Ok, dai, vediamo un po' se c'è sto cazzo di zaino di carburante. Io qui sto cercando, ma. Dio If buono, I non me lo can't use trovo. it, maybe Oh, someone else can. perfetto, trovato, raga. Trovato. Guardate se si possono fare delle discordie del genere per del carburante. In un'epoca così civile, in un mondo così perfetto, dominato dagli zombie. Cioè, raga, dai. Capisco nel mondo in cui siamo oggi, che è una merda. Ma in un mondo del genere, dove è tutto perfetto. Dove sei? Sei tu? No, tu sei Kate. Tu sei Jim. E tu sei Jen. Ecco qua. Allora, hai trovato del carburante? Ecco, prendici, sono già stati abbastanza morti. Avresti dovuto rispettare i parti. Mi prendo quello che ci spetta. I Gli do guess lo you get a gold zaino. star. Ok, vediamo se fanno i figli di puttana. Spero di no. Ok, sarà stata un'estorsione, ma almeno in questo modo nessuno è stato ucciso. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Brava Lianna, così mi piaci. Così mi piaci, brava. Bravissima. È così che si fa, ragazzi. È così che va giocato questo tipo di carriera. Allora, vediamo un pochino. Io a sto punto qui, raga, aspetto. Mamma mia, ma questi qui sono tutti commercianti, no? No, 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 ok. Alcuni sono gente che c'ha bisogno, meno male, perché figa, mi spaventavo. Abbiamo trovato anche della benzina, quindi molto bene, perché molto probabilmente dovremo spostarci ancora. Molto molto probabile, questi me li piglio su, così a caso. Ragazzi, io aspetto di avere la nuova missione del commerciante, ci becchiamo tra pochissimo. Raga, io sono tornato a casa e mentre aspetto il prossimo obiettivo della carriera da commerciante, voglio provare insieme a voi bene il lanciagranate. Quindi adesso lo prendiamo su e ce lo andiamo a provare contro un'orda che dovrebbe essere appena appena qua fuori, raga. Perché io sono tornato a casa suonando il clacson come un disperato. E quindi, a parte questi due qua che sono da soli, noi qui avanti dovremmo avere qualcosa di tenero. Dai, bastardi, dove siete? Non potete non avermi seguito. Ok, regà, come vedete qua ci ha segnato un'orda. Noi adesso li facciamo radunare per bene. Eccoli. E io ora voglio vedere cosa succede se faccio così. Mamma mia, regà! Spettacolare! Sto coso è veramente una goduria! Perché non me lo fa lui? Ammazzalo! Ok. Sto coso, raga, è veramente fantastico. Cioè, tantissima roba. Mi chiedo a questo punto qua come sia contro i nidi. Secondo me sarà spettacolare, regà. E nella prossima carriera che mi farò offline, chiaramente, però me lo vado a vedere. Cioè, bestiale, dai. Stiamo scherzando. Ma dov'è il bastardello qua? E volevi gridare, faccina di merda. No, raga, ma questa? Guarda un po' che macchina ho trovato qui. Fantastica, merda. C'è anche dentro esplosivi, carburante. E un kit di riparazione, raga. Questa è la prossima macchina che usiamo per andare al prossimo obiettivo. Tantissima roba, raga. Guardate qua che roba. Mamma mia. Cattivi. Mamma quanto è cattiva, raga. Ha un'accelerazione bestiale.
penso che sia già, diciamo, potenziata. Ok, allora la macchina noi la prepariamo qua. Minchia come Skoda, raga. Mega Max si chiama, fantastica. E la macchina, raga, la prepariamo qua. Bloaters, the skunks of the Zed world. Raga, questa me la dovete lasciar fare. Raga, tanta roba. Tantissima roba, ragazzi. Il lanciagranate è fenomenale. Mi fai vedere una ricarica? No, purtroppo no, perché non ho abbastanza granate, appunto. Allora, signori, metto giù il lanciagranate e andiamo ad aspettare la nuova missione da fare. Ok, raga, è il momento di dare il via al summit commerciale, che si terrà qui, a quanto pare. Andiamo al summit. In teoria ci dovremmo incontrare con tutte le altre enclave, quindi faccio anche una bella figura, diciamo, andando con una macchina del genere. Per favore, puoi andare a prendere la macchina? Grazie. Molto probabilmente sarà il finale, raga. Molto probabilmente sarà il finale. Quindi io mi equipaggio un attimino i personaggi che mi dovrò portare nella prossima carriera. Ci becchiamo tra pochissimo e poi andiamo al summit, che molto probabilmente ci farà continua e praticamente non potremo più tornare indietro. Ok, ragazzi, ho preparato i personaggi per andarmene da questa carriera. Facciamo fuori il bestione qui e adesso siamo pronti ad andarcene al summit commerciale. Perfetto, ricarico giusto l'arma. No, non è vero, perché non ho nemmeno più i colpi, mi sa. E ho già preso su la pressa per farli. Quindi molto probabilmente dobbiamo andare senza munizioni. Ci conviene? Non lo so mica, ragazzi. Quindi io mi tiro su... No, sì, mi tiro su anche gli altri colpi del calibro 50, quasi quasi. Oppure mi potrei portare su un'altra... Sì, mi porto via un'altra arma, dai, facciamo così. Lo scorpio con quale munizioni va? No, però va con l'altra. Quindi mi porterei via quasi quasi una... Mi porto via una di queste, cosa ne dite? Ma sì, dai. Sì, perché qui cos'è che abbiamo? Stazione di saldatura. No, mi porto via altre viti, dai. Va bene così. A lei le do un'arma molto sobria per andare in giro adesso. Perfetto, le diamo il Barrett. Grande mezzo. Signori, andiamo al summit commerciale. Andiamo al summit commerciale e vediamo un po'. Allora, secondo me adesso finirà la carriera, in teoria. Ok, sta macchina qui è ha delle prestazioni che sono a dir poco fenomenali. Penso che risulti come già potenziata, eh. Credo che risulti come già potenziata, però è bestiale, veramente bestiale. Fin difficile tenerla, cazzo. Ok. Allora, ci siamo, ragazzi. 500 metri. Con questa macchina qui ce li mangiamo in 0-2. Io penso che quando ci avvicineremo, in teoria dovrebbe arrivarci il messaggio: se continui, finirai la carriera ed è definitivo. Adesso vediamo. No, forse no, raga. Sì, eccolo qua. Ok. Ok, raga, perfetto. Allora, io ho accettato, naturalmente, perché adesso andiamo a terminare la carriera. Buongiorno, raga. Scusatemi se faccio un po' lo sborone con questa macchina, ma... penso di averne tutto il diritto. La parcheggio qui. Guardate gli altri con che macchine sono venuti. Guardate noi. Cioè, scusatemelo. Ok, dobbiamo parlare con tutti. Eccoci qua. Allora, Ashley, grazie per averci riuniti qui. Sarà fantastico riuscire a mettere in moto di nuovo una piccola economia. Questo summit è l'inizio di qualcosa di speciale. Il commercio onesto è l'unico modo per sopravvivere. Ok, poi vediamo un po'. Susanna, grazie per aver convocato il summit. Credo proprio che riunirci tutti avrà un notevole impatto sulle nostre vite. Lo credo anche io. Ok, ragazzi, sbarazzati degli aggressori. È successo qualcosa, raga. Oddio, ci stanno attaccando. Ci stanno attaccando, raga. No, bastardo. Boom. Boom. Figa, gli è andata proprio male a questi, eh. Minchia, gli è andata ad un male, raga, che non avete idea, perché io c'avevo in mano il calibro 50. Perfetto. Ok, ok, raga, li abbiamo fatti. Figli di una grandissima puttana. Allora, facciamo fuori gli zombie e poi dobbiamo fare il punto della situazione. Ok,
Che pezzi di merda, ci hanno attaccato durante il summit. Sicuro erano quelli là, raga. Sicuro erano quelli là. È stato assurdo, un momento. Credo di sentire zombie in avvicinamento. Cavoli, abbiamo fatto un sacco di rumore, vero? Vedi tu, ho sparato col Barrett. Sì, però, raga, che pezzi di merda, eh. Allora, facciamo fuori. Facciamo fuori qua gli zombie e difendiamo i nostri amici che hanno partecipato al summit. Allora, ho visto che lì c'è anche uno screamer. Ok, va bene così. Dai, tutti belli vicini. Oppala. No, stai zitto! Dimmi che non ho sentito Feral. Ok. Perfetto. Ancora 2 minuti dobbiamo resistere, raga. Pezzi di merda. Non ci posso credere che ci hanno attaccato lo stesso. Nonostante che siamo andati a dargli la benzina che volevano e tutto, raga. Quindi c'è... Madonna, vabbè che l'hanno pagata adesso. Anziché pagarla prima, l'hanno pagata adesso. Io ho cercato di essere ragionevole, ma... non c'è stato verso. Non c'è stato verso, raga, di essere ragionevoli. Boom. Ok. Tanto col calibro 50 noi stiamo facendo un disastro che la metà basta, eh. Ma d'altronde, raga, abbiamo questo. E quindi uso questo. Ok, ok, ok. Per il momento tutto a posto, ragazzi. Li stiamo difendendo alla stra mega grande. Tra l'altro ci hanno tirato... anche una bella legnata, quei bastardi là. L'hanno proprio tirata la legnata, dov'è? Oh. Ok. Morici anche tu, bastardo. Ok, ancora 1 minuto dobbiamo tenere duro, raga. Comunque non è complicato, come vedete, tutto a posto. Penso proprio che abbiamo terminato qui la nostra carriera con il leader commerciante. Ragazzi, alla fine... diciamo, la mia poca pazienza con chi trasgredisce le regole, in questo caso... Oh, 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 oh! Non scherziamo. Merda, non è morto con un colpo solo di calibro 50, eh? Allora, no, 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 no. Male, male. Boom! Figa, se gli ho staccato la testa, regà! Porca puttana! Boom! Boom! No, devo ricaricare, merda! Ok, vabbè, allora lo vado a fare a mano. Perfetto. Mamma mia, ragazzi, come gli ho staccato la testa a quel ferale. Puttanazza. Calibro 50 non risparmia nessuno, eh. Poi, minchia, ma quanti cazzo di screamer stanno arrivando? Oddio. Beh, meno male che c'ho questo, allora. Boom. Boom. Boom! Boom! Perfetto! Oh, raga, meno male che c'avevo... questo qua, il calibro 50, perfetto. Sì, ho dovuto consumare un po' di colpi, peccato. Però vabbè, è andata bene, raga. Fai il punto della situazione. Allora, sono... rimasti, con i rimasti, cioè... io boh, li ho salvati tutti. Allora, complimenti. Ci hai davvero dimostrato di cosa sei capace. Lavoro di gruppo. Good work, buddy. Tu, gran bel lavoro, hai scovato i sabotatori e li hai sconfitti. Penso che la nostra zona sia finalmente sicura e vi si possa commerciare liberamente. È una cosa molto importante per tutti noi. Andiamo dall'ultimo. Grazie a te, ora qui possiamo commerciare liberamente. Hai davvero fatto moltissimo per questa zona, Lianna. Rimaniamo uniti contro l'Apocalisse, rendendo ufficiale questa alleanza commerciale. Perfetto, ragazzi. Penso proprio... Lianna, poverina, è un po' stanca. Però vabbè, ci sta dopo tutto quello che abbiamo fatto. Pare che abbiamo convinto tutti a partecipare al nostro piano. Dovrebbero aiutare tutti e stare meglio se non facciamo cazzate. Signori, abbiamo terminato anche questa carriera. Leader commerciale. Alla fine è stato divertente anche il leader commerciale, nonostante non me lo sarei aspettato, perché pensavo fosse... diciamo quello che meno mi rispecchiasse. Quello che più mi rispecchia, poco ma sicuro, è il signore della guerra. Cioè, è brutto da dire, però penso che
Io sarei un po' come Negan, ragazzi, cioè magari diciamo, ecco, un mix tra Signore della Guerra e Sceriffo. Nel senso, io non è che o fai come dico io ti ammazzo subito, io ti do l'opportunità, ti cerco di farti ragionare. Poi vabbè, se non ragioni, raga, pongo fine alle tue sofferenze, diciamo così. Grande Lianna. Grande Lianna, sono proprio contento di aver fatto questa carriera con lei, anche perché lei, vi ricordo, è la nostra prima sopravvissuta, insieme a Edward e insieme al militare e alla chirurga che abbiamo. Tanta roba, insieme a Scott era il militare, ragazzi, e tutti per ora li abbiamo fatti leader, mancherebbe soltanto la chirurga, che però non so se lo posso fare perché devo fare costruttore come ultimo e vedrò un po' se lei è costruttore, farò volentieri fare a lei il leader, in modo tale che tutti e quattro i nostri personaggi principali avranno fatto il leader. 4.000 di influenza appena stabilisci la prima base. Raga, questo è un bonus della Madonna. Questo è un bonus della Madonna. Con 4.000 di influenza tu ti vai a prendere diretto acqua ed energia. Ma diretto. Tantissima roba. Signori, io spero che questo nuovo incredibile e fantastico video su State of Decay 2 vi sia piaciuto. Se vi sia piaciuto, mi raccomando, pollice in su, commentate, condividete. Vi ricordo di seguirmi anche sul mio Instagram, se vi va, ragazzi, naturalmente non obbligo nessuno. Ho pubblicato anche la prima foto, diciamo, non copertita, ma una foto fatta così nel privato, nella mia vita privata. Signori, se non siete iscritti al canale, mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi. Qui è il vostro caro Brutal. Un salutone. Bella raga!